Un caro saluto da Diego Fusaro, torna a far discutere di sé lo sceriffo campano De Luca, che ha fatto molto parlare durante l'epoca epidemica, quando tirò fuori dal suo cilindro magico alcune espressioni davvero indimenticabili, memorabili e imperiture. Torna a farsi sentire perché attacca direttamente il proprio partito, in questo caso il Partito Democratico, nel quale in effetti De Luca appare per certi versi come un corpo estraneo. Sembra un populista non allineato ai modi, almeno, con cui il Partito Democratico usa porsi. Cosa ha detto De Luca? Ha detto che il PD è un partito di anime morte. Questa è l'espressione tranchant che ha utilizzato lo sceriffo campano, un'espressione che ci strappa anche un sorriso, innegabilmente, un'espressione che però forse coglie qualcosa di vero, anche se lo dice in maniera molto rude e in parte anche criticabile. Perché il PD sarebbe un partito di anime morte? Non so cosa intende esattamente De Luca. Io intendo questa espressione, se vogliamo cogliervi un nocciolo di verità, nel senso che il Partito Democratico resta pur sempre idealiter l'erede del glorioso Partito Comunista fondato nel 21 da Gramsci a Livorno. Ebbene, sotto questo riguardo non si può non riconoscere che il Partito Democratico è sideralmente distante dalla linea del glorioso Partito Comunista, per più motivi, alcuni dei quali li ho sottolineati anche nel mio libro Demofobia. Perché quindi? Perché intanto il Partito Comunista era contro il capitale e per il lavoro, il Partito Comunista era contro l'imperialismo e per la difesa dei popoli oppressi, il Partito Democratico, con una curiosa giravolta, si trova a difendere oggi il capitale contro il lavoro e l'imperialismo americano contro il diritto dei popoli oppressi a difendersi. Quindi da questo punto di vista almeno l'espressione di De Luca coglie qualcosa di vero ed è davvero innegabile.